Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Oggi sono in provincia di Forlì, sono per l'esattezza la Silvia Camper. Quello che vedete alle mie spalle è un po' uno di quelli che io sto tenendo d'occhio da parecchio tempo. Insomma, vi giro la telecamera e ve lo presento perché a me piace in modo particolare. Eccolo qua, lui è un 4x4 su meccanica Ford, 170 cavalli, un Foam and Dome. Si chiama Fortivan 4x4, è il modello del 2020, a me piace in modo, diciamo, perché è molto originale, mi piace in modo particolare. Tanto per incominciare, vedete qui davanti è quello che io chiamo il paravacche, ma in realtà è un appendice che sta già un po' a significare il carattere da 4x4 del veicolo. Poi ovviamente è più alto rispetto a in altezza rispetto ai veicoli tradizionali, ai van tradizionali, tutta l'altezza ne va a beneficio ovviamente dell'interno. Saliamo a bordo e vediamo subito che abbiamo una dinette sul lato destro che utilizza già quella tecnica molto utile quando si è su un van, vale a dire di avere il tavolino con una parte di ribalta così comodo per poter entrare lungo il sedile e uscire. Poi c'è un quinto posto molto simpatico qua sulla destra, molto utile, che io c'ho anch'io su blu, e poi i due sedili anteriori che si girano. Sopra in alto c'è una cappelliera e da una parte un pensile. Nella parte centrale invece del veicolo abbiamo la cucina con due fuochi. Ovviamente i piani sono separati di chiusura perché così uno può utilizzare la cucina bene come base d'appoggio e di qua magari lavare della verdura. Sotto invece ci sono i tre cestelli, di cui l'ultimo è particolarmente profondo, come vedete, mentre gli altri due sono decisamente più piccoli, sono relativi alle posate, sono tutti silenziati, come vedete, nella chiusura. A seguire il frigorifero suo, che è di 90 litri, che io conosco perché è il classico frigorifero che ho già su blu, per intenderci, con la sua celletta sopra. Di fronte al frigo invece abbiamo il locale toilette, che ha la pedana per la doccia perfettamente quadrata, ben distribuita, senza ritagli, una pensile sotto il lavello che vedete è comodo per poter posizionare ulteriori accessori del bagno, la bocchetta di riscaldamento, una mensola sopra, un altro pensile per ritirare tutto quello che vi serve per il bagno, dagli asciugamani piuttosto che l'accappatoio, e in alto l'oblò che apre, tra parentesi oblò trasparente, che regala luminosità all'interno del locale bagno, che ha anche lo specchio che vedete sulla parete destra. In coda, classico matrimoniale, molto molto comodo, molto regolare nelle dimensioni, con finestroni da un lato e la tendina grossa per poter chiudere sul fondo, finestra da questo lato con zanzariera. Dove c'è la finestra è dove notoriamente si posizioneranno i piedi, perché qui c'è un'altezza più bassa del letto. C'è sopra un piccolo armadio per le giacche con l'asta sopra per poter posizionarle appese. Poi ci sono una serie di stipetti in alto e delle tasche portadocumenti in testata del letto, dove magari uno legge, poi qui mette gli occhiali per esempio, oppure un libro a leggere prima di andare a dormire. Parliamo di prezzi? Beh, vediamo, usciamo, così lo conosciamo anche un po' meglio dal punto di vista economico. Qui vi faccio vedere la sua scheda, che vedete, parliamo di 5,98 m per 2,75 m di altezza, 58.000 euro è il prezzo, è una versione full optional di serie con vernice metallizzata silver, per intenderci. Transit 2000 turbo diesel DCI, 170 cavalli, Euro 6 e ovviamente trazione integrale. Va bene, questo è tutto, ve lo faccio vedere anche da dietro, così lo andiamo a visionare aprendolo anche posteriormente. Posteriormente già conosciamo il letto, che è classico ribaltabile, in questo caso con le doghe, come vedete, da una parte, e poi ha il gavone di carico con un ripiano che serve per poter ulteriormente suddividere la zona di carico. Qui c'è l'attacco del carico dell'acqua e invece dall'altra parte, nell'apertura qua, eccola qua, c'è il vano bombole. Bene, per questo è tutto, mi piaceva farvelo vedere perché lui è un vero, a me piace molto, si chiama
Transit 41 4x4. Fate i bravi, perché a fare il cattivo ci penso io sono sempre qua dietro, ma andiamo in giro, perché guardate quanti ce ne sono e li voglio andare a scoprire uno a uno. Ciao!